bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda, da lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi partiamo dalla notizia del terremoto di magnitudo 7.8 che la notte scorsa ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria, provocando la morte di 2.300 persone. Proprio questa mattina il presidente turco Erdogan, parlando ai giornalisti, ha detto che questo terremoto è stato il più grande disastro registrato nel paese dal 1939. Passiamo ora in Italia perché questa mattina la premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro della Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali. A seguito dell'incontro, il capo del governo ha ricordato che i due si sono già incontrati durante la COP27 e ha confermato la profondità dei legami che legano le due nazioni e i due popoli. Legami storici che nel tempo si sono intensificati attraverso un rapporto sempre più intenso sia sul piano economico che sul piano politico. E sempre in Italia, questa mattina si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione coordinata dal sottosegretario con la delega alla cyber security Alfredo Mantovano per verificare i danni apportati da un attacco hacker verificatosi su scala mondiale. Proprio questa mattina, in una nota di Palazzo Chigi si legge che pur nella gravità dell'accaduto in Italia nessuna istituzione o azienda che opera in settori critici per la sicurezza nazionale è stata colpita da questo attacco hacker. Chiudiamo con Sanremo e con la novità sull'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la serata finale della Kermesse Canora che inizierà domani. Proprio questa mattina, infatti, durante la consueta conferenza stampa inaugurale del festival, il direttore dell'intrattenimento Prime Time Rai, Stefano Coletta, ha sottolineato che il presidente ucraino non interverrà al festival attraverso un videomessaggio, ma attraverso un testo scritto che Amadeus, il direttore e artistico e conduttore del festival, leggerà proprio sul palco dell'Ariston durante la serata finale del festival. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News, domani sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.